nuovo stile, una nuova primavera. È l'evento organizzato dall'Azione Cattolica Diocesana per presentare i codici etici ai candidati sindaco, a chi si candida alle liste e agli elettori. Nella Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea di Ruvo di Puglia, il 28 aprile 2016 si è discusso dell'alto valore etico del voto e dello stile di vita che deve essere adottato nelle campagne elettorali, anche quando i giochi sono stati ormai chiusi, ossia dopo che è stato eletto il primo cittadino. Al tavolo dei relatori, Angela Paparella, presidente diocesano di Azione Cattolica, e Graziano Salvemini, rappresentante diocesano dell'ufficio sociopolitico di Azione Cattolica. Legalità, trasparenza, onestà, rigore e bene comune. Ecco i criteri che devono ispirare la condotta dei candidati sindaco e dei loro candidati di lista. Ma anche gli elettori devono fare la loro parte. A loro si chiede partecipazione, diniego di ogni logica clientelare, libertà e informazione. Davanti a una folta platea si sono susseguiti diversi interventi, tra cui spicca l'appello rivolto ai giovani di essere più attivi. Perché ciò accada devono essere creati laboratori di formazione politica e questo compito può essere assolto dalle liste civiche. La politica siamo noi, infine, e una sana politica passa attraverso i codici etici che tutti devono rispettare. Dunque, i codici etici è un'esperienza che è nata nel 2012 da Giovinazzo in occasione delle amministrative di Giovinazzo e Terlizzi. Ed è un documento, in realtà sono due documenti che racchiudono l'idea di politica e di impegno, di responsabilità nel campo sociale che come Azione Cattolica chiediamo sia ai rappresentanti dei partiti che a coloro che si impegneranno in questa tornata elettorale amministrativa qui a Ruvo come in altre, ma in realtà diciamo il vero messaggio dei codici etici è rivolto a tutti i cittadini, e cioè a innanzitutto non privarsi di quello che è il diritto al voto, che è uno strumento di partecipazione fondamentale che ogni cittadino ha, e di esercitare questa forma di partecipazione in una maniera libera e soprattutto responsabile. Crediamo come associazione che la formazione di laici adulti, maturi nella fede, passi anche attraverso la possibilità di dire la propria in occasioni come queste, quando si decidono le sorti di quello che è il proprio territorio. Ma quali sono i valori fondanti della politica, quella vera? Beh, noi nel documento, in entrambi i documenti, chiediamo innanzitutto che la politica torni ad essere la più alta esperienza di carità, come è stata definita, e che soprattutto ricerchi il bene comune. Bene comune che non è dato dalla sommatoria degli interessi di ciascuno, ma dal ritrovare un elemento comune, un comune denominatore che rappresenta il soddisfacimento e il raggiungimento di un benessere collettivo. Per cui chiaramente noi codici chiediamo che l'esperienza politica di chi sceglie di servire la città in questa tornata elettorale sia fatta secondo canoni di trasparenza, di legalità, e che soprattutto vengano eliminate certe pratiche che caratterizzano purtroppo il momento elettorale, come per esempio il voto di scambio o la promessa di qualcosa in cambio del voto. Quindi chiediamo insomma che anche le liste siano fatte non con semplici riempilista, ma con persone dalla fedina penale pulita, persone che non abbiano interessi dietro le loro spalle, lobby, ma che decidano di dedicare il proprio tempo, la propria professionalità e esperienza al servizio della città.